Buonasera. 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 Dunque, cominciamo con puntualità Normanno Sveva, e anche perché, incredibile ma vero, abbiamo addirittura alcuni impiedi, mi dicono che oggi gioca il Bari, e ancora più rilevante gioca il professor Canfora nell'altra libreria, che noi non citiamo. Sapete che quando si va a Cambridge si dice sono dell'altra università, per dire Oxford, noi diciamo l'altra libreria, giusto Marialina? Sì. Non la citiamo. No, professor Canfora, professor Canfora gioca nell'altra libreria, però noi abbiamo qui, se permettete, un fuoriclasse comparabile con il professor Canfora, che è Massimo Montanari, che ti puoi sedere anche Massimo, non devi stare in piedi, io sono in piedi perché poi mi siedo anche, l'avete visto, adesso intanto ti puoi sedere, quando parli ti alzi, di cui siamo molto contenti, insomma, che siamo molto contenti di avere qui, a casa, mi diceva Massimo prima, è incredibile quando vengo a Bari quante persone incontro, riconosco, conosco, saluto, eccetera, ed effettivamente è così, ancorché diciamo risieda altrove, diciamo, insegna a Bologna, come sapete è uno dei medievalisti italiani più interessanti, perché come dire, il medievo è un settore che in Italia ha dato molti illustri studiosi, però non sono molti quelli che hanno il percorso intellettuale e di curiosità di Massimo Montanari. Massimo inizia, nasce come uno studioso delle campagne, dell'agricoltura, dell'economia, e piano piano approfondisce un interesse sempre maggiore verso un aspetto che è quello, diciamo, della cultura alimentare, della storia, delle tradizioni, dei costumi, dell'economia, e come dire, lo approfondisce in una dimensione che non è soltanto quella di studio, ma è quella anche di diciamo capacità di parlare a un pubblico molto ampio. E questo è molto interessante perché coincide con una crescita, un ampliamento dell'interesse da parte del pubblico, non solo in Italia. Quando noi andiamo a Francoforte ogni anno, noi, nel senso che io sono Giuseppe La Terza, andiamo come casa editrice, incontriamo i nostri colleghi stranieri, una delle prime cose che ci chiedono i nostri colleghi stranieri: ma avete un nuovo libro di storia del cibo? C'è particolarmente possibilmente un nuovo libro di Massimo Montanari? I libri di Montanari, che sono tanti, sono diversi, non li posso citare tutti, anche perché per mia fortuna e allegria sono molti pubblicati da noi, che vanno appunto dall'alimentazione del Medioevo all'alimentazione, la storia dell'alimentazione, la fame e l'abbondanza nella collana europea, che è pubblicata da 5 casi dice simultaneamente in 5 diverse lingue, in cui racconta come cambia l'alimentazione dal nord al sud Europa, ai libri sul convivio, in cui racconta come a tavola si sviluppa una cultura che non è solo alimentare, ma anche di poesia, di letteratura, di raffigurazione, fino all'ultimo, prima di questo di cui parliamo stasera, che si chiama Il formaggio con le pere, che è una sorta di virtuosismo dello storico, nel senso che intorno a un proverbio, al contadino non far sapere, Montanari fa girare una riflessione che percorre molti secoli e che è su tutta l'alimentazione, la sua alimentazione. Ecco, questi libri di Montanari sono tradotti in tantissime lingue, particolarmente desiderosi di tradurlo sono gli editori americani. Negli ultimi anni ci sono state varie case editrici americane che hanno tradotto, pubblicato con molto successo libri di storia dell'alimentazione. Sapete che in America è sbarcato Slow Food, che la cultura dell'alimentazione, come dire, ha avuto illustri sostenitori. Il principe Carlo ci raccontava Petrini, no? Che è diventato uno dei suoi fan. Montanari ha rapporti come dire, cordiali con Slow Food, d'altra parte ha rapporti cordiali, essendo lui persona molto cordiale, con diverse persone, da ristorante San Domenico di Imola, che è la sua, dove lui abita, con cui ha avuto rapporti per l'erudizione e l'educazione degli chef, ha rapporti cordiali con giornali, con riviste, collabora con Repubblica, eccetera. E questo libro di Montanari è un libro diverso dagli altri,
E stasera ne parleremo, e ne parleremo anche con alcuni amici che sono qui e che ringrazio perché hanno organizzato insieme a noi questo incontro. L'incontro nasce nell'ambito dei Mercoledì della Storia, che sono, come sapete, organizzati dal Centro di Studi Normanno Svevi con in particolare il professor Raffaele Vicinio, e abbiamo qui il professor Violante che poi farà un piccolo intervento, porrà delle domande, dirà delle cose a proposito dei temi, e con il presidio dei golosi lettori. E anche qui Caterina Cappelluti poi ci dirà qualcosa. Però la prima cosa che volevo chiedere a Montanari, perché credo che sia giusto per un libro cominciare da lì, e perché dice qualcosa sul modo in cui Montanari ragiona sul cibo, è: perché Riposo della Polpetta? Che vuol dire? Mi alzo in piedi, altrimenti non li vedo. Il Riposo della Polpetta è un gioco, e quindi una cosa molto seria, come tutti i giochi sono seri. Io, come diceva prima Giuseppe La Terza, fra le varie cose che faccio, cerco di fare cose diverse perché se no mi annoio, faccio delle cose molto serie e delle cose molto divertenti, però mi diverto anche a fare le cose serie e faccio in modo serio le cose divertenti, e tra queste cose ci sono anche delle uscite di carattere divulgativo, come sempre devono essere, sulla stampa quotidiana, come è il caso di Repubblica, oppure sulla stampa periodica, come è il caso della rivista dei soci Coop, che si chiama Consumatori. Ora, questa è un'attività che svolgo da tanti anni, non so quanti siano, ma sono più di 5 anni sicuramente, che mi hanno portato col tempo a scrivere delle cose che studio, cioè la storia della cultura alimentare, in maniera molto sintetica attorno a un tema che talvolta scrivo, talvolta individuo io, invento io, talvolta mi viene suggerito dal giornale, ma insomma lo scopo è quello di dire delle cose interessanti e sensate, se no non mi ci metterei neppure, in mettiamo 3.000 battute, cioè in una cartella e mezzo. Ecco, questo tipo di esperienza, dal mio punto di vista, è un'esperienza molto importante, perché ti costringe a concentrare le idee. Non sentite nulla? Mi stanno facendo dei segni strani. Mi costringe a concentrare le idee attorno a un oggetto, che può essere un cibo, un comportamento, una situazione, una parola, un avvenimento, un commento che ho letto sul giornale, un film, un libro che ho letto, e attorno a questa cosa, a questo punto di partenza, fare un ragionamento, come quelli che si fanno anche a tavola o fra amici al bar, solo che siccome ci tengo abbastanza al mio mestiere, cerco di fare dei ragionamenti intelligenti, non ci riesco sempre, però spesso sì. Allora cerco di fare dei discorsi soprattutto che abbiano un senso, e che, pur essendo discorsi di tipo divulgativo, cioè rivolgendosi a un pubblico che non è quello degli specialisti e dei miei colleghi, ma quello della gente comune, cerca però di comunicare una idea fondamentale, che quando parliamo di cibo, quando parliamo di cucina, quando parliamo di alimentazione, quando parliamo di questi oggetti del nostro vivere quotidiano, stiamo parlando di cose serie che sono importanti nella nostra vita per tutta una serie di motivi che magari questa sera possiamo cercare di discutere. Sono importanti, secondo me, in entrata e in uscita, voglio dire. Sono importanti in entrata perché la cucina contiene in sé tutto quello che le ruota attorno, quindi contiene l'economia, contiene la politica, contiene la società, contiene la cultura, contiene la religione, contiene l'ideologia, contiene il modo che gli uomini hanno di rapportarsi rispetto al mondo. Quindi i cibi non sono soltanto cibi, ma sono anche idee. E questa idea, che il cibo sia anche un'idea, è uno dei motivi
costanti del mio lavoro, che io faccio non solo quando faccio un libro in cui racconto le mie ricerche, ma anche quando scrivo un articolo su un giornale. Poi questo vale, dicevo, anche in uscita, nel senso che la cucina non solo raccoglie quello che le sta attorno, ma in qualche modo è il laboratorio in cui si producono le cose che ci stanno attorno. Ed è qui che nasce l'idea del riposo della polpetta. È un'idea che nasce, come sempre, dall'osservazione di un gesto quotidiano. Fare le polpette. L'osservazione è fatta a casa mia, nella mia cucina, un giorno con Marina, che sarebbe mia moglie, che non è qui, ma vive con me, e una sera facevamo le polpette. E come tutti fanno, quelli che sanno fare le polpette, una volta fatte le polpette, lei dice, adesso andiamo a vederci un film intanto che loro riposano, così dopo, quando le cucineremo, saranno più buone perché si saranno rassodate. Allora io che sono un po' bacato nella mente, che penso sempre alle cose che studio, ai lavori che faccio, in modo leggero, in modo anche consapevolmente leggero, a quel punto le dico, però è bella questa idea delle polpette che devono riposare per essere più saporite. È un po' quello che succede quando noi pensiamo, perché i nostri pensieri sono come le polpette. I pensieri nascono perché ci sono attorno a noi tante sollecitazioni, tanti ingredienti che ci arrivano da fuori, che si stratificano uno sull'altro. Poi però prima di parlare, cioè prima di pensare, aspettiamo un attimo e verranno meglio. Allora è un'idea molto semplice, molto elementare, però è un'idea che mi piace perché mi suscita l'immagine che la cucina non è solo un luogo in cui si concentra tutto quello che ci sta attorno, ma è anche il laboratorio dove si producono delle idee. Allora osservare quello che succede in cucina, quello che fa andare bene il lavoro in cucina, è anche un modo per riflettere su come ci dobbiamo comportare nella vita di tutti i giorni, perché se un procedimento funziona preparando il cibo, perché non dovrebbe funzionare preparando quel cibo più centrale che è la nostra vita quotidiana, il nostro rapporto con gli altri, il nostro rapporto con noi stessi, il nostro rapporto col mondo. Allora la cucina diventa una sorta di, non solo di metafora della vita, ma al contrario, di produzione di comportamenti che poi funzionano anche nella vita. Allora ho scritto per la rivista Consumatori un articolo dove raccontavo questa piccola storia e l'ho intitolato Il riposo della polpetta. È stato uno dei pochissimi casi, che credo siano stati due o tre nel giro di 5 anni, dove il direttore della rivista mi ha cambiato il titolo. Io me ne sono avuto male moltissimo, io ho detto non farlo più perché sennò io chiudo qui. E dopo, infatti, perché a me sembrava bello questo titolo, mi piaceva molto, dopo qualche mese ho incontrato Giuseppe Latesta, gli ho raccontato questa storia e gli ho detto io voglio scrivere un libro che si intitola Il riposo della polpetta. Mi hanno censurato l'articolo, faccio il libro. E Giuseppe Latesta ha detto geniale. Allora, siccome lui è uno che ha un po' il polso del mercato, abbiamo costruito questo libro mettendo insieme tanti piccoli flash su tante piccole storie di cibi, di oggetti, di situazioni che mi hanno dato ciascuno l'occasione per una piccola riflessione attorno al cibo. E quindi è un libro, ripeto, orgogliosamente divulgativo, dove io faccio il divulgatore di me stesso. È un mestiere molto importante la divulgazione, per cui ho piacere di farla io, cioè, non ho piacere di lasciarlo fare ad altri, la divulgazione di quello che io faccio seriamente nel lavoro scientifico. Ecco, così è nato Il riposo della polpetta. E devo dire che Il riposo della polpetta è nato a Bari un anno fa, qui a casa di Alessandro, dove io e Giuseppe stavamo mangiando un enorme piatto di pasta asciutta e dove ho lanciato questa idea del riposo della polpetta. Detto fatto, ecco qua il video. No, se non ti dico io.
No, volevo dire, magari entriamo dopo nei contenuti, però volevo aggiungere una piccola cosa che stavo prima raccontando a un amico. Io non sono uno scrittore best seller nel senso di Dan Brown, però ho il mio piccolo pubblico di alcune migliaia di persone che mi seguono fedelmente. La scommessa della Polpetta era di rosicchiare anche al di fuori dei miei tradizionali lettori e da alcune tracce che, insomma, che ho avuto pare che ci sia riuscito, nel senso che una piccola indagine che abbiamo fatto una sera per curiosità assieme a Marina, sempre quella delle polpette, interrogando internet con la voce Google, il riposo della polpetta, sono venute fuori delle cose stranissime, delle cose curiosissime. Cioè, sono venuti fuori dei blog familiari di persone che evidentemente hanno poco da fare nella vita perché perdono il tempo a scrivere su questi blog che cosa hanno letto il giorno prima, dove ho scoperto, con mio grande piacere, che questo libro è stato preso in mano, letto e gustato da persone che non mi conoscono. Cioè, ho trovato due o tre segnali di questo tipo. Mi hanno regalato questo libro. Con mia grande sorpresa mi è piaciuto molto. Pensa, lo ha scritto un professore universitario, come a dire che una cosa scritta da un professore universitario in genere non piace. Te lo consiglio, vanno a leggere perché... Allora, questi due o tre segnali vuol dire che l'operazione è riuscita. Ma qui entro un po' nel mestiere di La Terza, quindi mi fermo subito. Ah, se cominciamo a applaudire adesso... Beh, noi abbiamo ricevuto, a proposito di quello che diceva Massimo, il 2 gennaio una mail da un signore che scrive: "Egregi signori, mi è stato regalato il libro Il riposo della polpetta di Massimo Montanari che, con mia sorpresa, sto leggendo con grande godimento." E poi continua: "Ma non è per questo che vi scrivo, voglio complimentarvi per la veste editoriale del libro che appare straordinaria nella congerie di pubblicazione sul mercato." E diciamo, si fa i complimenti per queste figurine colorate che ci sono sul fondo nero. Ma io volevo dare qualche esempio del modo in cui in questo libro, ma poi in generale, Massimo tratta con semplicità, che ovviamente è frutto di molto lavoro e molti anni di studio, ma con semplicità dei temi che partono dal cibo, che affrontano temi legati all'alimentazione, ma che riguardano questioni molto più generali. Facciamo qualche esempio. Il libro è diviso, appunto, come diceva Massimo, in tanti frammenti, come fossero, insomma, spigolature. Ce n'è una che si chiama Fusion Mediterranea. Leggo: "Cucina fusion e dieta mediterranea, due concetti che sembrano antagonisti. La cucina della mescolanza, dell'ibridazione, della contaminazione contro l'identità gastronomica, frutto di una saggezza antica, di un rapporto forte con il territorio, delle civiltà cresciute attorno al Mediterraneo." Scrive Montanari però: "Ciò che storicamente ha contraddistinto il Mediterraneo è stata semmai la vocazione, favorita dalla brevità dei tragitti tra est e ovest, tra nord e sud, a costituirsi come area comune di scambio tra uomini, prodotti, culture." Ecco il punto. L'identità mediterranea esiste solo nello scambio, nella messa in comune delle diversità naturali. Nasce dalla storia più che, oltre che, dalla geografia. La denominazione Mare Nostrum, Mare Nostro, che i Romani diedero al Mediterraneo, esprimeva non solo una strategia imperialista, ma anche una comunanza culturale. Nel Medioevo questo quadro comune entrò in crisi perché l'occupazione islamica dell'Africa, parte della Sicilia e della Spagna, trasformò il Mediterraneo dal lago interno a mare di confine che separava due mondi diversi, con diversi valori, anche alimentari. Eppure gli stessi arabi furono protagonisti di una nuova sintesi, esportando in Occidente prodotti e sapori prima sconosciuti, gli agrumi, lo zucchero,
melanzane, carciofi, riso, pasta secca, nuove spezie, diedero forma a un'identità mediterranea rinnovata che univa insieme regioni islamiche e cristiane. Per esempio, nei paesi europei del sud si affermò prepotentemente il gusto dolce, tipico della tradizione islamica. In età moderna, l'arrivo dei prodotti americani, pomodoro, patate, peperone, peperoncino, mais, ridisegnò nuovamente l'identità mediterranea. Questa è dunque da intendersi come una costruzione storica, mutevole, frutto di larghi percorsi di scambio che nel corso del tempo coinvolsero l'Africa e l'Asia, l'Europa e l'America, e poi continua. Quindi, come dire, a partire da una questione che sembra specifica, particolare della cucina e dell'alimentazione, in realtà si affronta un tema che, come anche in queste poche righe mi sembra del tutto evidente, è un tema molto più generale della storia degli uomini, dei rapporti, degli scambi, della storia delle religioni, della storia politica. E questo volevo chiedere a Massimo, al di là di questo caso, poi ce ne sono altri nel libro, è effettivamente un tema che emerge in maniera molto forte nella storia dell'alimentazione, questo dello scambio e del tema dell'identità, della costruzione dell'identità. Mi ricordo, Massimo, tempo fa, studiando la storia dell'alimentazione a Bologna, facevo un caso tra la cucina bolognese di contaminazione e la cucina ferrarese più pura, no? Eppure con un'identità della cucina bolognese molto forte. Cioè, come si conciliano, appunto, come si vede attraverso il cibo la costruzione di identità forte e al tempo stesso lo scambio continuo tra diverse culture. Sì, e questo è un tema che è molto presente in questo libro come in altri miei lavori, perché è un tema che emerge con forza sia nella nostra cultura contemporanea sia nella storia dell'alimentazione, cioè il cibo come segno di identità. Identità di che cosa? Identità di gruppi, che possono essere paesi, famiglie, comunità, popoli, gruppi religiosi, associazioni, cioè tutte le forme di associazione sociale storicamente hanno avuto le loro espressioni alimentari. Non è un caso che il banchetto sia il luogo per eccellenza in cui si riuniscono le corporazioni, le arti, le associazioni, le comunità monastiche. Non è un caso che nel linguaggio medievale mangiare sotto lo stesso tetto significhi costituire una famiglia, cioè la famiglia è l'insieme delle persone che mangiano insieme. E questo tema quindi dell'identità è un tema forte, è un tema che oggi proprio nell'epoca che stiamo vivendo ha assunto anche dei connotati inquietanti, perché molto spesso la parola e il concetto di identità viene collegato a idee e a verbi che sono: conserviamo l'identità, difendiamo l'identità, preserviamo la nostra identità, cerchiamo la nostra identità, cioè una idea molto, se mi permettete la parola, leghista del termine di identità, che viene connotato anche con molto spavento, con molta paura, all'idea di qualcosa che può essere contaminato dagli altri. Ora, questa è un'idea verso la quale si possono avere molti tipi di atteggiamenti ideologici, atteggiamenti politici, e ognuno ha il suo, io ho il mio, ma cerco di mostrarlo non come un presupposto ideologico, bensì come il risultato di una ricerca storiografica. Allora, lo storico che cosa ha da dire su questo? Ha da dire che se usiamo la parola e il concetto di identità in questo senso non abbiamo capito nulla, cioè non abbiamo capito che la storia e tanti piccoli episodi o grandi episodi sono lì, sembrano fatti apposta per mostrarcelo, dimostrano che la costruzione dell'identità è un fatto, come si dice con una parola inglese, poi di inglese ne pronunceremo pochissimo stasera, in progress, no? Cioè l'identità è una realtà che si costruisce nel tempo e che si modifica continuamente. No, vabbè, è venuta così. Si modifica continuamente, se no non esiste, se no è morta. Cioè non esistono identità statiche, le identità statiche sono fossili, sono musei, sono cose morte. Le identità esistono solo in quanto stanno in movimento, si
si realizzano quotidianamente, e questo avviene attraverso dei processi di scambio, di incontro, di incrocio, più o meno riusciti, più o meno conflittuali, con altre culture. Non è con questo che io neghi che esistano problemi, che esistano conflitti. Esistono conflitti. Il problema è gestire intelligentemente, positivamente questi conflitti in modo che i risultati siano positivi. Comunque il problema non è di dire ci incrociamo o no con altre culture, perché questo comunque avviene, è un dato storico, ineliminabile. Il problema è come gestire questi incontri. Ora, il tema della identità mediterranea, della famosa dieta mediterranea, è un caso emblematico da questo punto di vista, perché noi continuiamo, no, non dico non noi che siamo in questa sala, noi come comunità, come collettività di gente normale, spesso sentiamo usare la parola dieta mediterranea come fosse una sorta di paradiso terrestre, consegnato dai cretesi alla storia e riscoperto dagli americani nel XX secolo. Non è così. La dieta mediterranea è una realtà che si è costruita nel tempo, che si è modificata nel tempo, perché nel Medioevo è cambiata, perché quando sono arrivati gli arabi è cambiata, perché l'arrivo dei prodotti americani l'ha cambiata, e cambierà. E cambierà. E quindi la dieta mediterranea è un'invenzione ideologica che non deve restare lì immobile, ma deve essere pensata come un fenomeno di fusion. È inglese fusion? Forse giapponese. È giapponese. È chiaro che a questo punto c'è sempre uno che si alza e dice: ma lei cosa pensa della fusion fra i ristoranti giapponesi e i ristoranti baresi? Io non ne penso nulla. Sono cose che succedono e basta. E poi le cose che succedono, se sono buone, rimangono, se sono cattive, si cancellano. Però sono esperimenti che gli uomini hanno sempre fatto. Nessuno si è mai chiuso nel suo guscio sperando di crescere, e chi si è chiuso non è cresciuto, è calato, alla fine è morto. È come il problema degli incroci, no? Se ci si sposa sempre in famiglia, a un certo punto la dinastia finisce e si diventa sterili. La storia dell'alimentazione è anche questo, e questi discorsi li si possono fare non solo partendo da presupposti filosofici o storiografici alti, si possono fare anche partendo da quello che vediamo tutti i giorni davanti a noi in cucina o sulla tavola, e lì poi ho riproposto, dico riproposto perché è uno dei tormentoni del mio discorso, l'ormai mitico esempio, ormai mitica metafora degli spaghetti al pomodoro, che sono un segno forte dell'identità italiana, chi potrebbe negarlo, ma che sono il risultato di uno straordinario processo di contaminazione fra un prodotto che viene dall'America e un altro prodotto che viene dal Medio Oriente arabo, in tempi diversi, uno nel Medioevo, uno nell'età moderna, eppure questi processi hanno dato a un certo momento origine a una realtà nuova, una realtà terza, che è profondamente identitaria della cultura italiana, anche se non è italiana. Né il pomodoro né la pasta sono italiani, ma gli spaghetti al pomodoro sì, sono italiani. Allora, fare un discorso sull'identità, che è alimentare ma più in genere culturale, partendo da un piatto di spaghetti è molto più facile che non facendolo a partire da un discorso teorico. Poi magari ognuno rimarrà della propria idea, però io credo che partire da qui sia più facile per innescare un discorso anche molto importante, molto profondo. E la polenta con gli osei? Spaghetti e pomodoro, il leghista potrebbe sostenere che appunto sono prodotto di un corrotto meridione. La polenta con gli osei qui non l'ho trattata, però ho trattato il fatto che sempre l'idea è sempre che un cibo è anche un'idea. O un'idea, in una, è un cibo. O un'idea è un cibo. Un'idea può essere un cibo. Può essere un cibo, ma un cibo sicuramente è un'idea. E c'è lì il racconto di una manifestazione di piazza
svoltasi in un luogo che lì non cito, ma che è Treviso, dove i cartelli dicono più polenta meno couscous. E allora è chiaro che il tema identitario lì viene brandito come un'arma di conflitto. Poi c'è un'altra fotografia, sempre nello stesso servizio, dove dall'altra parte della piazza altre persone innalzano cartelli con più couscous meno polenta. Quindi siamo proprio nella guerra totale. Raccontai una volta nel libro Il pentolino magico, che è finora l'unico libro destinato ai ragazzi che ho scritto, sempre pubblicato dalla gloriosa casa editrice La Terza, raccontavo la storia di questo esperimento di contaminazione, per il momento che non ha avuto storia, dei tortellini col couscous, che sono stati un esperimento tentato in una famiglia marocchina emiliana in Emilia, chissà cosa succederà. Probabilmente sono piatti incompatibili, però l'idea è interessante. Dunque, un secondo esempio che volevo fare, perché riporta, mi pare anche questa un'idea molto forte della storia che fa Massimo, si riferisce al tema del rapporto tra naturale e artificiale, che è un altro tema che la cucina porta con sé. E c'è un pezzo che si chiama Il mixer e il mortaio, e dice così Massimo: il mortaio è il mixer delle cucine premoderne, solo che mentre del mixer oggi tendiamo a fare un uso discreto, il mortaio era per un cuoco del Medioevo o del Rinascimento lo strumento principe, assolutamente indispensabile nel lavoro quotidiano. Ciò dipendeva dalla centralità gastronomica delle salse, che a quell'epoca erano ritenute il complemento obbligatorio di ogni vivanda, il necessario correttivo, in senso quasi farmacologico, delle carni, dei pesci, di ogni cibo servito a tavola. A ciò si aggiungeva una diversa percezione del rapporto tra il cuoco e la materia prima. La carne, il pesce, le verdure oggi appaiono a molti, se non a tutti, prodotti da rispettare nella loro identità naturale, che consente di valorizzarli al massimo grado sul piano gustativo, organolettico, estetico. Secoli fa, invece, il prodotto naturale non piaceva granché, anzi, si riteneva che fosse quasi un dovere del cuoco modificarlo profondamente nel sapore, nel colore, nella consistenza. Sminuzzare il basilico o la maggiorana o le costose spezie importate dall'Oriente era l'operazione preliminare per costruire ogni salsa, ogni condimento, ma anche le carni, i pesci, le verdure, i formaggi. Si amava sminuzzarli, scomporli, ricomporli in torte, pasticci, composizioni artificiali, che ne cambiavano i connotati originali fino a farli scomparire. Leggendo questo brano, a me veniva in mente che è curioso perché contraddice il nostro senso comune. E ci fa vedere che appunto l'idea del naturale è molto più paradossalmente un'idea dell'oggi che dello ieri, ma anche la nostra idea di ieri è sbagliata, perché quando noi pensiamo al naturale diciamo i buon tempi antichi dove tutto era naturale, oggi l'industria ha corrotto, no? Un tempo la nonna mangiavano la naturale, apprezzavano la natura, valorizzavano la natura, oggi non è più così. Non sembrerebbe che questo che tu scrivi porta a questa idea? Sì, beh, io credo che uno dei compiti che lo storico ha è quello di smontare i luoghi comuni e quindi di sollecitare in qualche modo nel suo piccolo la crescita dello spirito critico nella piccola società dei lettori di un libro. Ora, lo spirito critico significa, secondo me, innanzitutto uscire dal luogo comune, cioè dall'uso di un linguaggio dove il senso della parola non si sa quale sia. Quindi riflettere sul senso delle parole a me sembra molto importante. Allora, se tu rifletti sulla parola naturale e artificiale e metti insieme passato e presente, un piccolo gioco di
di società da porre, credo che 8-9 persone su 10 collegherebbero artificiale con oggi e naturale con ieri. Ecco, questo è un luogo comune, come tu hai appena detto, luogo comune perché location. Le pratiche di cucina, per esempio del Medioevo, che io essendo medievista prendo spesso come punto di partenza del ragionamento, anche se non si chiude nel Medioevo questo ragionamento, ecco, le pratiche di cucina medievali avevano come obiettivo l'artificio, che per noi è diventata una brutta parola. Quando uno dice artificiale pensa subito a delle cose che corrompono la natura. Quando un uomo del Medioevo usa la parola artificiale pensa a qualcosa che corregge la natura in senso positivo, perché la natura non è buona di per sé, ma deve essere bonificata dall'intervento dell'uomo. Quest'idea che la natura è buona è un'idea minoritaria fino all'età contemporanea. In qualche modo è stato Rousseau a rovesciare un po' l'importanza di questo concetto. Non voglio dire che non esiste in assoluto, non è che i romani tutti pensino che la natura è cattiva o gli uomini nel Medioevo pensino tutti che la natura è cattiva, però fra i due estremi l'idea che la natura sia qualcosa da correggere, di cui diffidare, è un'idea maggioritaria. Poi nel Settecento viene Rousseau e dice no, la natura è buona e l'uomo è la civiltà che la corrompe. E lì è una piccola rivoluzione del pensiero che ha, e quindi comprate tutti questo libro che è pieno di ricette su come si fanno le polpette. Massimo Montanari, noi vi ringraziamo molto per essere venuti questa sera.